Intanto vi ringrazio e vi chiedo anche scusa perché state ascoltando tanta gente da tante ore e arrivo alla fine. Che cosa vi posso più dire io? Insomma, sono sfortunato perché arrivo per ultimo e quindi arrangiatevi. Sentite una cosa, stavo pensando, venendo qua, no, intanto non sapevo chi è che incontro, giovani, sì, sapevo che erano tutti giovani, ma qua a quanto pare, insomma, qualche faccia. La cinquantina l'avete superata da qualche tempo, no? Insomma, quindi giovani, meno giovani, così. Da dove cominciamo? E mi stava venendo in mente questa cosa. Voi partite adesso per un pellegrinaggio, da un santuario arriverete a un altro santuario. La cosa che è evidente è che voi avete una meta certa, quindi si parte per arrivare, c'è una strada da percorrere e noi andiamo a fare questa cosa, la facciamo perché siamo convinti di fare qualcosa di buono. Pensavo, pensando a questo tragitto vostro, alla differenza che c'è stata tra un pellegrino e un vagabondo. In fondo sembrano uguali. Se voi li incontrate in una città, un pellegrino e un vagabondo, sono due persone che non, fuori casa, che stanno camminando, non hanno una casa, stanno, forse passeranno la notte così all'addiaccio, insomma. Qual è la differenza? La differenza è che uno ha una meta da raggiungere e l'altra la meta non ce l'ha. E quindi perde tempo. Un giorno io stavo andando a Napoli e un cristiano ha chiesto un passaggio. E io sono una persona buona, insomma, quasi santo come Padre Pio, insomma, manca ancora un po' l'ultimo tratto, non Piano stiamo piano. là. No, mi sono fermato per dare un passaggio a questo cristiano. Prima domanda, Arai, io sono della provincia di Napoli, si vede, no? Arai, e questo qua mi risponde, Aruotu. Da capite? Sì, siamo cugini noi con voi, insomma. Non... E io ho capito di aver fatto un guaio. E gente, chissà, rovogli, come rovogli tu? Dove devi andare? Dove vuoi tu? E ho capito di aver preso in macchina un cristiano che con la testa non c'era. Oddio, non è la prima volta, parecchia gente con la testa non ci sta, insomma. Non... Dico, mo che faccio con questo cristiano lì nella macchina? Ho fatto il giro dell'isolato e l'ho riportato a Rostevano prima, scusate, mi dico, stavo portato a casa, mo. Che me ne faccio? Lo faccio con le cipolle. Ho fatto il giro dell'isolato, ho detto scendi, siamo arrivati. E lui è sceso. Mentre lui scendeva, io mi sono detto quanta gente somiglia a sto cristiano. Si parte, ci si sveglia la mattina senza sapere che cosa fare, si nasce e non sappiamo perché siamo nati, si va verso la morte e non sappiamo che cosa ci attende, facciamo finta di ingannarci, facciamo finta di perdere tempo. Fatto sta che tutte le volte che battezzo un bambino dico sempre la stessa cosa, dico San Dio, io di questo bambino non faccio niente, può arrivare a 100 anni, potrebbe fermarsi molto prima, sarà la gioia dei genitori, sarà un santo, sarà un criminale, sarà un Totò Riina, un San Giuseppe Moscati, sarà un Adolf Hitler o sarà invece un Padre Pio da Pietrelcina, non sappiamo niente. Sarà lui ad accompagnare i genitori al Camposanto o saranno i genitori ad accompagnare lui al Camposanto? L'unica cosa che sappiamo di questo bambino è che un giorno morirà. Ora, tutto questo mi sembra una cosa da niente, invece non lo è, guardate, perché c'è poco da fare, si cambia una volta solamente. Dice, guarda, lui ti aspetta, no, no. Qua avete tutti questi teologi, ma insomma, voglio di fare riflessioni ad alto livello. Ma voi capite, si cambia una volta sola. E guardate, rischiare di non fare centro veramente sarebbe una pena proprio. Rischiare di non fare centro sarebbe veramente una pena. Questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Allora io volendo andare sul sicuro, ho detto, ma che faccio? Vado a parlare là a tutti questi ragazzi, questi giovani, insomma, non, no. E mi sono preso la lettera del Papa ai giovani, scusami, no, insomma, il Papa c'è la lettera, devo vado a rubare al Papa, poi sapete che da inventare non c'è niente, abbiamo un patrimonio di ricchezza, di santità, di magistero, di teologia, che non è che dobbiamo inventare niente. Sentite il Papa che cosa dice? Dice tre cose. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità. Ma il Papa ci dice una verità, vediamo che Dio ti ama. Mo, ci guarda un po'. E il Papa lo sa, sentite bene, se l'hai già sentito, non importa, io te lo voglio ripetere, Dio ti ama. Perché può darsi che il fatto che noi l'abbiamo già sentito, non ci rendiamo conto di che cosa voglia significare che Dio mi ama. Dio ti ama, Dio mi ama. Non dubitarne mai. Qualunque cosa ti accada nella vita, non dubitare mai, mai.
neanche quando sali nel peccato più nero, Dio ti ama. Venendo qua abbiamo ricevuto una telefonata da un nostro amico che è rimasto un po' infantile anche a 50 anni, no? Insomma, quelle persone buone buone così che è rimasto un po' così. A un certo punto ci ha detto, stavamo in viva voce, ha detto, io ho detto, ma Gesù ti vuole bene? Sì, Gesù mi vuole bene perché sono bravo. E no, Giovanni, non è che ci vuole bene perché sono bravo, ci vuole bene e basta. Forse dovremmo dire siamo bravo perché ci vuole bene, o forse dovremmo dire siamo un po' meno cattivi perché ci vuole bene. Quindi non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada, in qualunque circostanza sei infinitamente amato. Per favore, se avete una penna, scrivete per un po' a mano, come qua nella fai l'esame, vi ricordate? No, Dio mi ama. Poi da qua fino a quando arriveremo a San Giovanni Rotondo ce lo leggiamo tante volte. Seconda verità, cioè sa, seconda verità qual è? La seconda verità è che Cristo per amore ha dato se stesso, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Cristo è morto per me. Sentite, non lo dite più, non lo diciamo più, Cristo è morto per noi, Cristo è morto, non lo diciamo. Il Papa arriverà a dire, non esiste la gioventù, esiste tu, come ti chiami? Voglio tu con la barba e con baffo, come ti chiami? Michelangelo, Michelà, non esiste la gioventù, esiste Michelangelo, con sta barba, con sto baffo, con sto lento, con queste DNA, con quel papà, con quella mamma, con la tua storia, è la nostra storia, capite o no? Qualche giorno fa, apro una parentesi sperando di chiudere, tu aiutami se non mi ricordo, che a volte mi ricordo di scordare l'aiuto, no? Avete visto che c'è stata tutta quella polemica sulla giornalista che porta al collo il suo crocifisso, fior fior di laici italiani hanno avuto, io scrivo per Avvenire ogni tanto, sai che io, insomma, c'è Marco che ogni tanto, che spesse volte per la verità, no, ho scritto anch'io il mio pensiero, dico, ma che avete paura di una croce? Ma non ve ne siete accorti? Non c'è sta una montagna, non c'è sta una vetta, non c'è sta una strada, non c'è sta un paese, non c'è sta una, dove non c'è sta una croce, non c'è sta, di che cosa avete paura? Di questi due legni incrociati, che cosa vi fanno paura? Ma vi fanno, di che cosa avete paura? Fatemi capire, l'uomo della croce è morto o ha ucciso? È morto. È stato offeso o ha offeso? No, è stato offeso. E ditemi una cosa, voi che, ma verso i suoi che saremo noi cristiani, è stato più severo o è stato più clemente? È stato più severo. A noi ha detto dovete perdonare. Cioè, Signore, quante volte dovrò perdonare? Quante? No, da noi si arriva fino a tre. Ah, Signore, dice Padre Maurì, ma fatta una volta, due volte, tre volte, mo basta. Dico, sì, Pietro arrivai a sette, insomma, dico, ma tu, noi a tre ci fermiamo, è vero o non è vero? No, una volta, due volte, poi basta. Ma noi, lui dice, no, 70 volte sette. A noi, da noi pretende. Noi alla fine dovremmo dire, noi dovremmo veramente ribellarci noi. Dice, Signore, ma come? Insomma, no. Noi che abbiamo lasciato, abbiamo fatto, tu ti apri sempre con noi. Ed è così. E perché? Perché abbiamo ricevuto troppo. E chi molto ha ricevuto, molto deve dare. In questa luce voi vi accorgete che noi non facciamo proprio niente. Prova a parlare con una persona che ha fatto un'opera buona tanto. E la prima cosa dirà, oh sì padre, io non sono un peccato, io ho fatto, vado a messa ogni domenica, faccio l'elemosina alla zingarella là fuori, e no. Prova a parlare con Padre Pio, e Padre Pio si va a conversare tutti i giorni. Dice, non è Padre Pio, ma che ti è nato a conversare, scusatemi. Io fossi stato io il confessore, avrei detto, no Padre, ma Padre Pio, io non voglio conversare più. Ma chi hai da confessarti? Eppure, San Paolo parlando dei peccatori dirà, di cui io sono il primo. Ma allora sono degli ipocriti? Sono dei bugiardi? O che cosa? Non sono ipocriti, perché un ipocrita non sarà mai un santo. Il fatto è che confrontandosi con lui, no, si vede una veramente poca cosa. Bisogna vedere con chi mi sto confrontando. Certo, se io mi vado a confrontare con un camorrista, sentite, non ho mai ammazzato nessuno, manca una mosca. No, se mi vado a confrontare con un delinquente, con uno che bestemmia, non ho mai bestemmiato neanche forse qualche volta da bambino, no, non mi ricordo, non, insomma, non,
Se mi vado a confrontare, non dico con Padre Pio, no, 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 già quello è proprio inimitabile, ma solamente col Padre che sta qua, devo dire, Signore, aiutami perché bisogna vedere, no? Seconda verità, dice il Papa. Allora, prima Dio ti ama, seconda verità, Cristo è morto per te. C'hai sempre la penna in mano, scriva sotto, secondo Cristo è morto per te. E poi te lo ripeterai da qua fino a quando arriverai a San Giovanni Rotondo. Cristo è morto per me, non per l'umanità, Michela, non per l'umanità, lascia stare l'umanità, stasera diventeremo egoisti tutti quanti. Cristo è morto per me, Maurizio Padre Ciro, per me, per te. Ma vi rendete conto di quello che significa? Provate a leggere in questa chiave, in questa luce, che cosa succede quando una nave sta da giorni e giorni in mezzo al mare là e si dice no, non dovete scendere. Provate a leggere in questa luce qua. Provate a leggere in questa luce qua. Non mi rendo conto, attenzione, forse ha già sbagliato perché questa è una cosa che non... Ma io non ho già sbagliato. Provate a leggere in questa luce che significa. Quando Papa Francesco dice è tutto quello che gettiamo nel bidone dell'immondizia, prima l'abbiamo rubato ai poveri e poi l'abbiamo gettato nel bidone dell'immondizia. Stamattina 15 prime comunioni. Mamma mia, che una faticata per tenerli in chiesa, poi ci fa stu maledetto telefonino, se no proprio manca, no. E subito dopo, per mettergli l'abitino battesimale addosso, e subito dopo, mamma, che succede? E a Napoli c'è un detto proprio che per dire che è stata una festa bella, no? Non so se ce l'avete pure qua, un detto blasfemo, per dire abbiamo fatto una bellissima festa. Quando si ritorna dal ristorante si dice... Come si dice? Lo dite anche qua. Si dice un mangiasse gittata. Devo tradurre? No. È stato un pranzo talmente ricco che il cibo si è buttato via. Bah, una pugnalata a spada di San Michele. Puff, dritto cuore proprio, no? A spada di San Michele nel cuore. Boh, terza verità. Quale sarà questa terza verità? Allora, Dio mi ama. Cristo è morto per me. Terza verità, sentite il Papa che dice. C'è però una terza verità che è inseparabile dalle precedenti. E qual è? Cristo vive. Ma guarda un po', sembrava che il Papa ci dovesse dire chissà che cosa, dice delle cose che noi... Cristo vive. Ma voi pensate che sia una... Signor Sindaco, lei pensa che sia una verità scontata? Ma siamo mai andati a letto dicendo Cristo vive? Vive accanto a me, vive dentro di me. Io stamattina ho celebrato, ho fatto la comunione, stasera dovremo celebrare ancora. Cristo vive. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Noi che abbiamo ricevuto il battesimo, la cresima, il sacramento dell'ordine, del matrimonio. No, Cristo, io sono diventato la casa dello Spirito Santo, la casa, la dimora. Ce le vogliamo ripetere? Allora prendiamo sempre la penna in mezzo alla mano, mica la vai, scriva la terza verità. Cristo vive, sentite bene. Occorre, dice il Papa, ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un buon esempio del passato. Forse questo errore, Padre, lui mi ha fatto pure noi. No, dobbiamo l'imitazione di Cristo, dobbiamo imitare, se mancherebbe altro. Ma Cristo vive. Non è un ricordo come qualcuno che ci ha salvato 2000 anni fa. Questo, dice Francesco, non ci servirebbe a nulla. Non ci servirebbe a nulla. Ci lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, colui che ci libera, colui che ci trasforma, colui che ci guarisce, colui che ci conforta, è vivo, vive. Egli è la nostra speranza. Egli è la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che lui tocca diventa giovane. L'altro giorno sono andato a fare la foto per la tessera. Avevo la tessera da 10 anni, quindi non sapevo di tutte le ultime cose. Allora, marito fotografo, è il figlio di un mio cugino, mi ha detto: Maurì, dimmi, Lello, ci sta qualche ruga, vuoi che la tolgo? Perché molto le voglio porre le rughe, Lello. No, c'è sta proprio l'aggeggio per... Ma lascia la ruga qua, lasciami stare, non ti permettere di cercare lui, lasciami la ruga... Ma cosa da pazzi, però, veramente, c'è sta la ruga, le signore con le rughe.
non correte a togliervele, perché Cristo quello che tocca diventa giovane. Pregate, Gesù, toccami, tu che togli le rughe. No, non mi piace, troppo scemo. Quello che tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Cristo vive e ti vuole vivo. Cristo vive e ti vuole vivo. Sentite il Papa, veramente, guardate. Lui è in te, lui è con te e non se ne va mai. Sentite bene. Attenzione, adesso dimenticate tutti i preti che conoscete. Dimenticate pure i frati, dimenticate tutto, lasciate stare, per un attimo solo, poi dopo. Lui non se ne va mai, per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c'è il risorto. Cioè, attenzione, che stiamo facendo sul serio, padre, per quanto tu ti possa allontanare, per quanto tu ti possa allontanare. La notte di Pasqua, quando abbiamo cantato quelle assurdità che cantiamo la notte di Pasqua, no? Sant'Agostino, ve lo ricordate? Felice colpa. Io sto in un... Voi state riprendendo? Sì, no, no. Io sto in un quartiere dove, che è stato definito una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa. Se avete bisogno di qualcosa, rivolgetevi a me. Senza offese vi posso dare una mano. Buon prezzo. A buon prezzo. No, pensate un po'. Qualche notte fa c'è stata una sparatoria, signor sindaco, ma non con le pistole, con i Kalashnikov. Attenzione. La notte di Pasqua, una chiesa affollata, tanta gente anche viene anche da fuori, insomma, una messa solenne, giustamente, e viene cantato le esultette, no, non da me, no, no, io non ci riesco. È Diego che canta. A un certo punto questo comincia. Quello là della dei neocatecumenali, no? Felice colpa che meritò un così grande salvatore, felice colpa. E poi tutti quanti, una chiesa affollata, felice colpa. Scelta, signore, meno male che non sono venuto questi cristiani a messa stasera. Perché se felice è stata la colpa che ha meritato un così grande salvatore, chi le mi ha ricevuto i memori, come gli sono qui? È terribile, guardate, voi avete capito che noi scherzando stiamo toccando è terribile. Per quanto tu ti possa allontanare, sentite bene, accanto a te c'è il risorto che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi, i fallimenti, i tradimenti, che sono terribili. Vi prego, non tradite mai. Shhh, no, dovete far silenzio. Lasciate stare, guardate. Abbiate il coraggio di dire a vostra moglie, senti, per me è finita, lasciate stare, ma non tradite mai, 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 mai. Andatevene, andate per la vostra strada, lasciatela, non vi preoccupate, andate per la vostra, ma non tradite mai. Non tradite mai. Guardate, un giorno mi ha detto una prostituta, questa mi ha detto una prostituta. Ho detto, padre, io sono una prostituta, lo faccio perché devo vivere. Ma quella gente, io un bacio, non gliele do mai. Avete capito, no? La finezza? Del mio corpo fanno quello che vogliono perché mi stanno comprando, ma un bacio non glielo do mai. Il bacio, terribile. Non baciate mai la persona che state tradendo. Lasciate stare. Veramente. I fallimenti, i dubbi, lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. Ricominciare. Mentre stavamo venendo in macchina, mi sono ricordato di una vecchia canzone di tanti anni fa. Qualcuno la ricorderà. Ricominciare, ve la ricordate? Non è possibile, sai. E io ho detto a loro che stavano con me: ricominciare è possibile, sai. Questo è il cristianesimo, questa è la nostra fede. Allora, siamo pellegrini, non siamo viandanti senza una meta, siamo pellegrini, non siamo dei barboni, siamo pellegrini, abbiamo una meta. Il Papa ci ha dato questa, Cristo Dio mi ama, Cristo è morto per me, Cristo vive in me. Se noi partendo ci ripetiamo queste verità, e allora guardate, perché noi... mio marito sempre, guardate, sempre, fino a farci male, anche quando rischiamo di essere incompresi. A me una persona che mi fa del male verrebbe la voglia di strozzarlo, non di perdonarlo. Io non sono santa. Nel mio DNA, nel mio sangue, c'è sta sangue,
No. Guardate che perdonare non è facile, è difficile assai. Da solo non ce la facciamo, con lui sì. Ricordate quello che diceva Santa Teresa d'Avila? Santa Teresa, Suor Teresa da sola, va niente. Con lui, allora possiamo fare grandi cose. Lui ci chiederà un giorno di camminare sulle acque del mare. E questa è un'assurdità. Gesù, ma tu sei scemo, scusami. Goppo, ma chi è che ha mai camminato sul mare? Scusatemi. No. Eppure, per tutto il tempo che noi ci crediamo, che lui ce l'ha chiesto, ci riusciamo. Incominceremo ad affondare quando noi non ci crediamo più. Vi ricordate domenica scorsa, l'altra domenica, mi ricordo, quando... Signore, c'è sta un sacco di gente che ha fame. Che facciamo? Li mandiamo via? Sindaco, è una cosa più facile, no? Li mandiamo via. Li mandiamo via di qua, e l'altro li manda via di là. No, da qualche parte li mandiamo via perché è la cosa più facile, scusatemi. Ma voi pensate che amare i poveri sia facile? Guardate, i poveri sono antipatici, non si lavano, si sentono e a volte non sono neanche riconoscenti. Mica sono sempre riconoscenti. Oh, quando mai? Ma tu non è che devi amare il povero perché lui ti fa simpatia, non è questo. Tu devi amare il povero perché in luce sta nascosto nostro Signore Gesù Cristo, anche quando non lo vedi. Dicevo sempre in macchina mentre venivo, siete mai stati a Lourdes? Chi di voi è stato a Lourdes? Avete mai accompagnato un disabile alle piscine? L'avete accompagnato? Sì. Allora immaginate, a Lourdes ci sono le piscine dove si va a fare il bagno, no? C'è una fila lunga, 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 che solamente a guardarla tu ti viene, ti passa la voglia di farla. Poi siamo noi meridionali con le file, abbiamo litigato da un sacco di anni, quindi non... No. Poi c'è sta una scorciatoia. Vedete, la scorciatoia per i disabili, per i fratelli in carrozzina, le sorelle in carrozzine. Loro hanno la precedenza, giusto? Dico bene. Insieme al disabile, al fratello che la scemenza diversamente ha, insomma, vabbè. Entra pure la persona che spinge la carrozzina, sicché grazie al disabile entra anche l'accompagnatore. Immaginate che non siamo davanti alle piscine, ma siamo all'ingresso del paradiso. C'è sta una fila lungo a lungo, tu stai pure in mezzo alla fila, là, chissà dove... No, 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 no. A un certo punto arrivano loro, i poveri, i prediletti, ed entrano. Insieme a loro entra anche chi li accompagna. E allora i poveri noi li dovremmo andare a cercare e a chiedere loro la cortesia, la carità di farsi di lasciarsi aiutare. Credete veramente? Guardate. Oh, non è che io lo faccio, attenzione, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Ma le cose stanno così. Noi dovremmo andarli a cercare, chiedere loro la grazia, la cortesia, la carità di lasciarsi aiutare. Perché guardate, mentre entrate voi, insieme a voi, entriamo pure noi. Forse una cosa la possiamo chiedere stasera al nostro Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo, però, nu piacere, tu ci vuoi, lo sa che bene, lo sappiamo, nu piacere ce li sa fa, piccolo piccolo, quale? Quando ti nascondi, non ti nascondere in un modo tale che proprio certi voti ci vuoi, alente ingrandimento, no, facci vedere qualcosa, facci, ricordaci che ci stai tu. Francesco, il Papa, ha detto così. Nel cammino di discernimento per trovare ognuno la nostra vocazione, dobbiamo ricordare che Gesù lo incontriamo nella Santissima Eucaristia e là, Padre, io dicevo entrando qua, dice che Francesco è arrivato a fine, no? Sapete sto fatto, no? San Francesco. Che non c'è un santo che non sia un po' strano, guardate, io sto sulla via della santità perché avete visto che sono più strano che no. San Francesco fa un sacco di strada a piedi, arriva qua, poi non entra perché lui non è degno. Io sono entrato, poi non diventa sacerdote perché lui non è degno, ma del sacerdote ha una stima, una cosa. Dico a San Francesco, e se tutto quanto siamo fatti come te, che è sacerdote, non ci stessene più. Scusatemi. L'Eucaristia, la messa, ricordate Padre Pio, il mondo può rimanere senza il sole, ma non senza messa. E lo incontriamo, però attenzione, che sarebbe una blasfemia, guardate, credetemi. E qua ci sono delle pagine belle di Don Tonino Bello, pagine belle del nostro Don Tonino Bello, no? Il Giovedì Santo Gesù ci ha lasciato l'Eucaristia, ma ci ha lasciato pure la bacinella e la tovaglia per i piedi.
Il pacchetto si prende al completo. O prendi tutto o non prendi niente. O prendi tutto o non prendi niente. Ma non possiamo noi dell'Eucaristia, no, farne, no, pensate, e poi dimenticare i poveri. Perché lo stesso Cristo che sta là è lo stesso Cristo che sta là. E San Giovanni Crisostomo dirà un'altra cosa. Dice, vabbè, voi fate tante cose belle, calici d'oro, pizzi di d'oro. Vabbè, è tutto un bene. Però scusatemi, se mettiamo, abbiamo tanta attenzione. Io sono stato a visitare poco fa il tesoro di San Gennaro. Mamma mia, mamma mia. Ho chiesto al direttore, direttore, ma più o meno quanto costa questo tesoro? Ma non ci sono, non si può fare, ma più o meno, ma dimmi una cosa. E c'era un collare enorme. A un certo punto c'erano tanti tanti pendagli. Dice, padre, la vedi quella crocetta in fondo a questo collare? Cioè, una crocetta in fondo? Dice, solo quella crocetta potrebbe valere 25 milioni di euro. Pizziti che non vi dico, calici d'oro. È la nostra storia, è la storia della nostra fede, del nostro popolo. Ma che serve celebrare la messa? Mettendo il vino in un calice d'oro, dimenticando poi il povero che bussa alla porta del convento. Allora, io vi lascio per due motivi. Il primo perché voi da famarci, il secondo perché io devo andare a registrare una puntata a sua immagine a San Giovanni Rotondo adesso, mentre, e poi ci vediamo per la messa di mezzanotte. Le tre cose sulle quali rifletteremo lungo la strada: Dio mi ama, Cristo è morto per me, Cristo vive e vive in me. Facile non è perdonare, ma è l'unica cosa, e ve la leggo da San Giovanni Paolo II. Guardate, siamo stati a fare una puntata proprio su di lui a Cracovia e a Vadovis qualche giorno fa. L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. L'altra. Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. Quindi o ci sta la misericordia. Guardate, siamo obbligati, siamo in un vicolo cieco. Vi ricordate Riccardo di San Vittore? Signore, se ci siamo ingannati, vuol dire che ci hai ingannati tu. Per questa strada ci hai messo tu. Sei tu. E alla fine abbiamo tutto da guadagnare. Tanti anni fa si vedeva più lentamente, muoveva la nonna, la portavamo al camposanto, forse dopo 5-6 anni magari si riesumava, le ossa dei nostri bisnonni stanno ancora là un po'. Adesso si vede nel giro di 24 ore. Mora la nonna, ho tempo di portarli in chiesa, di fare una corsa al forno e dopo un po' di ore, tranne la bomboniera in mano, così, ci che stia buona morano. Ah no, andiamo. Io non sto scherzando, voglio dire che nel giro di pochi minuti tu vedi una persona che hai amato, una persona che proprio palpitava fino al giorno prima, una persona che magari è tuo figlio, è tua mamma, no? Che veramente tu vedi che solamente una polvere siamo e polvere torneremo, ma è una polvere talmente preziosa che per questa polvere nostro Signore Gesù Cristo è morto.